È venuta a trovarci Fausto Bertinotti, un amico, compagno di strada che ci fa anche l'onore di scrivere sul Riformista, e in questi giorni ha scritto diversi articoli sulla guerra, sulla pace, e quindi ne abbiamo approfittato per farti qualche domanda. E io partirei da quella che è una delle polemiche di questi giorni, no? Si accusano i pacifisti di essere filo Putin, di non essere dalla parte del popolo ucraino. Come rispondi tu, che invece sei un pacifista convinto? Ma forse è uno dei tanti segni possibili del vuoto della politica. E ve lo dico per una ragione semplice in questo caso, perché se ci fosse un'analisi dei protagonisti individuali e espressione di stati, di potenze, questa possibile, peraltro strumentale, gioco non sarebbe neanche praticabile. Cioè, se uno prima di cominciare la discussione su pace e guerra chiedesse a pacifisti come noi: ma lei cosa pensa di Putin? La nostra risposta sarebbe che è un autocrate a capo di uno Stato autoritario che ha una discontinuità radicale con la pur assai discussa e giustamente criticata Unione Sovietica, con cui non ha neanche una lontana parentela, e che invece è un signore che nel profondo di una storia che sembrava sepolta riscopre dei fantasmi antichi che diventano però fisicamente presenti: il nazionalismo, lo spirito di patria non vissuto come appartenenza ma come avversione all'altra patria considerata nemica. Dunque, con una premessa di questo genere, voglio dire, prova tu a dire una cosa più dura nei confronti di Putin di quella che ti sto dicendo, e si potrebbe, su un terreno sgombro, magari approfittando per andare avanti e anche analizzare il leader della forza avversa, cioè Zelensky, anche il campo guidato da Zelensky, delle sue contraddizioni, a sua volta di che profilo politico-culturale fa emergere. Detto questo, allora la posizione pacifista non emerge come distanza o vicinanza, non è misurabile in questi termini. È misurabile in termini di radicale opposizione alla guerra, punto. Cioè, non ha né amici né avversari, ha un solo avversario ed è la guerra, punto. E allora tutte le posizioni che poi vengono prese sui singoli terreni del conflitto vengono depurati da questa cosa che però, insisto, secondo me è molto figlia della militarizzazione delle coscienze che la guerra ha portato con sé, altrimenti francamente una discussione sul rapporto tra il pacifismo e una delle potenze in campo in generale, e in questo caso con Putin, non avrebbe senso. A proposito proprio di pacifismo e di guerra, un'altra delle questioni che si sta molto dibattendo è l'invio delle armi, no? La decisione del governo italiano, poi supportata dal Parlamento, di inviare le armi. E c'è chi dice che questo invio di armi è già una partecipazione alla guerra, quindi un tradimento della Costituzione, che però non è stato ben discusso dal Parlamento, cioè non c'è stata una vera discussione sul fatto di partecipare alla guerra o meno. Ecco, come vedi questa ulteriore polemica, questo elemento fondamentale, no, che riguarda anche la Costituzione italiana? Beh, diciamo che la vicenda parlamentare italiana è così compromessa che siamo in un continuo, cioè, sì. Non ha discusso di questo come non discute di quasi niente, diciamo, è un Parlamento praticamente sospeso. Però invece tu dici, secondo me, una cosa giustissima: bisognerebbe riprendere una discussione politica sull'articolo 11 della Costituzione. E capisco che siamo in un terreno interpretativo, ma stabilire qual è l'interpretazione prevalente di un articolo così significativo è un fatto politico. Non è misurabile in termini di fedeltà o di sottrazione, ma appunto in termini interpretativi. Ora, secondo me, se uno pensasse solo a come nasce l'articolo 11, a chi l'ha scritto,
E da dove veniva quando l'ho scritto? Il primo paragrafo prenderebbe ancora più il sopravvento di quello che già ha. Come si sa, l'autore dell'articolo è Giuseppe Dossetti, cioè un uomo di pace irriducibile. Quando gli chiesero, ma come avete fatto a scrivere un articolo, per dire qual era l'interpretazione corretta, come avete fatto a scrivere un articolo così radicalmente di rifiuto della guerra, che sembra essere impolitico, è così vero che alcuni della generazione prefascista che stavano nell'assemblea costituente intervennero per dire ma è una follia, non esiste la politica senza la guerra, tutti diciamo presi dalla formula classica, la guerra non è nient'altro che la prosecuzione della politica con altre armi, tesi secondo me totalmente disastrosa, sciagurata. Ma appunto, come risponde Dossetti? Risponde in una maniera semplice, ma io credo decisiva. Dice, era semplice per noi arrivare a questa scrittura perché avevamo davanti a noi 50 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale. Non aggiunge altro. E da dove veniva, prima di accingersi a dettare questo articolo? Veniva da avere sostato quasi un'intera notte in meditazione a Marzabotto, dove c'era una strage nazista e dove ancora era possibile vedere solo qualche anno fa, su quello che restava di un muretto della chiesa, i colpi delle mitragliatrici. E la domanda, ma perché così bassa? La risposta degli storici era perché bisognava uccidere anche i bambini. Allora, l'orrore della guerra era nel numero e nella qualità, come in ogni guerra, e di qui quella formula così radicale, ripudia la guerra. Io trovo che davvero ragionare attorno, ma la guerra di difesa, ma la difesa della patria, intanto la difesa della patria è una sola, non ci sono 25 patrie, ce n'è una, quindi se è sacro questo dovere, il dovere di difendere la tua patria, non quella degli altri. E poi appunto c'è un primato, e il primato è il ripudio. Secondo me qui finisce la discussione, diciamo. Quindi noi non l'abbiamo ripudiato. Noi non l'abbiamo ripudiata, e che è quasi peggio, senza dichiarare la guerra, cosa che avrebbe richiamato la discussione sulla Costituzione e sulla sovranità del Parlamento, noi abbiamo fatto surrettiziamente una scelta di fare delle armi il veicolo principale della nostra politica. Tu sei sempre stato un critico dell'Europa, ma un sostenitore, hai sempre creduto nell'Europa, ma non in questa Europa. In questo frangente, secondo te, quale ruolo sta giocando? Sta giocando un ruolo positivo, oppure un'Europa che ha abdicato completamente alla diplomazia, alla pace, a giocare anche un ruolo terzo rispetto alle potenze in campo? Guarda, io penso, come hai detto tu, io penso che ci vorrebbe davvero un'Europa. Un'Europa come potenza delle idee, un'Europa capace di smettere la potenza delle armi e persino la potenza economica, per conseguire la potenza di un'immaginazione di futuro. Balibar ha usato una delle formule, secondo me, più affascinanti che si possano usare, quando ha parlato dell'Europa delle traduzioni, cioè di un'Europa che è sistematicamente un ponte tra diverse civiltà. Ecco. E tutto questo manca, cioè l'Europa ha una continua supplenza della politica, una volta realizzata con l'economia e un'altra volta con le armi, ma è sempre una supplenza. La sua politica si richiude in un altro dalla politica, ed è questo che la rende un nano, seppure diciamo così, con una potenza reale, ma mai usata a fini di bene, diciamo così. Quindi tu non sei neanche d'accordo su una difesa comune, no? Molti oggi anche critici rispetto a quello che sta accadendo, rispetto a quello che sta facendo l'Europa, dicono vabbè, uno dei problemi è che manca una difesa comune. Tu non sei d'accordo no, su questo? Sebbene riconosco questa posizione una dignità, io non sono d'accordo per niente. Non sono d'accordo, però perché riconosco una dignità? Perché intanto supera il recinto nazionale, che già è una buona cosa, diciamo.
E in secondo luogo potrebbe essere un'occasione per essere un po' meno dipendenti dalla NATO, usiamo le parole precise, dagli Stati Uniti d'America. E poi in qualche modo questa cultura è figlia di una storia che sta in una parte della sinistra europea, quella dell'interventismo democratico per risalire alla prima guerra mondiale. Ecco, io penso che dopo la seconda guerra mondiale l'interventismo democratico è stato spiazzato, perché non fa i conti con il rischio della guerra nucleare, cioè della distruzione dell'umanità. Il pacifismo rinasce sulla più terribile delle guerre conosciute, la seconda guerra mondiale, sul genocidio, ma rinasce anche per un elemento di legittima difesa dell'umanità nel confronto della nuova frontiera che la tecnologia e la scienza attribuisce alle armi, cioè la distruzione nucleare. Per questa ragione l'interventismo è del tutto spiazzato e per questa ragione io penso che l'Europa dovrebbe tentare un'operazione coraggiosa, cioè un'operazione in cui tu stai sulla scena del mondo diversamente. Scusa, non fa impressione che la maggior parte delle persone che compongono l'umanità sia rappresentata da stati che non hanno condannato la guerra di invasione di Putin? Se è così, se è per noi così immediato la condanna della guerra di Putin, perché in altre parti del mondo no? Qual è la radice di questa che secondo me è una propensione di critica all'Occidente, al suo modello di civiltà? Come facciamo a rapportarci con questo mondo? Io credo appunto con un'Europa diversa, che sia attraente per questo mondo, che dice guarda che noi abbiamo smesso, il colonialismo ci ha insegnato che quella non è stata possibile, la guerra noi basta, non la faremo mai più, siate rassicurati e proviamo a parlare di pace. Però chi crede nell'interventismo dice va bene, voi siete pacifisti, credete nella pace, ma a questo punto che cosa si può fare per fermare la guerra, per fermare l'orrore? Ecco, tu come rispondi a questa obiezione? Beh, come una trattativa, insomma, come sempre. Cioè, la prospettiva di pace si fa se si elimina dal campo l'idea che qualcuno debba e possa vincere. Perché è evidente che le due cose sono incompatibili. L'idea di vincere sul campo è incompatibile con quella della tregua, del negoziato, della conclusione negoziata del conflitto. Naturalmente la domanda che io sento, a cui il pacifismo deve rispondere, è già, ma nel momento in cui la trattativa viene rifiutata, e secondo me in questo momento viene rifiutata da tutti, in questo momento, in primis da Putin, ma anche dagli ucraini, e soprattutto viene rifiutata dagli Stati Uniti d'America, che è il terzo incomodo, che io sono stato, come tu sai, sostenitore di Biden persino con entusiasmo, e ho preso, diciamo così, anche noi da riformista in generale, ma la cantonata è colpevole, la cantonata, perché non ho pensato per niente che una tradizione democratica del Partito Democratico Americano è quello di essere socialmente interessante e contemporaneamente interventista e di guerra. Johnson è il paradigma di questa modalità e Biden un po' gli assomiglia. Insomma, ma c'è un leader che secondo te invece sta usando parole giuste, che ma sta facendo qualcosa di giusto? Lo sai che mi porti. come si dice, cioè, mi porti sulla schiacciata. C'è solo il Papa. C'è solo il Papa, ma è indicativo. Non potevamo non nominarlo. C'è solo il Papa, è una parte della Chiesa, non sono convinto che tutta la Chiesa. Non tutta, no? Sì, è vero. Ma c'è solo il Papa. E sai qual è il dramma che io sento, essendo un vecchio militante, diciamo? Che non è casuale che sia una parola fuori dalla politica. Cioè, questa cosa del Papa è per un verso meravigliosa, ma per la politica è uno scacco terribile, perché vuol dire che nel campo della politica non esiste un'interlocuzione
all'altezza della testimonianza spirituale. Tu pensa alla diversità con altre fasi della storia europea, occidentale. Pensa al Concilio Vaticano II, all'inizio degli anni 60, Giovanni XXIII. Ma quel concilio aveva come interlocutori nel mondo Khrushchev, Kennedy, il Pan de Nero, Olof Palme, Willy Brandt. Quindi il concerto era un rapporto tra una ricerca di fede e una ricerca laica nella politica fruttuoso. Oggi questo secondo polo, quello della politica, è desertificato. Eh sì, purtroppo è così e lo stiamo pagando, lo stiamo vedendo proprio nella costruzione di pace. Però diciamo che appunto hai nominato Francesco, Papa Francesco, speriamo che sia di buon auspicio anche per il futuro di quello che accadrà in politica. Ti ringrazio. Grazie a te, e tornerai a trovarci anche sulla Francia, perché fra un po' sul ballottaggio lì rinasce un piccolo speranza nella politica, staremo a vedere. Sì, questa insomma staremo a vedere. Diciamo sì. Così, resi cioè, comunque la vittoria di Macron è un segnale positivo, anche se... Appunto... E prima ancora è successo di Mélenchon. Il successo di Mélenchon apre una nuova, come dice Le Monde giustamente, apre un nuovo capitolo nella storia della politica francese, perché non era mai accaduto che un'alternativa al governo esistente nascesse da una posizione, usiamo un termine italiano, fuori dal riformismo. L'alternativa ai conservatori è sempre stata quella riformistica, nella storia francese, il Partito Socialista francese contro i gaullisti. Questa cosa che invece l'aggregazione oggi, dopo la vittoria di Macron, indotta anche dallo straordinario successo di Mélenchon, riapre una polarità di sinistra, ma questo è una cosa. Ma questo lo rivede anche quando ci saranno le nuove elezioni a giugno, ne parleremo. Grazie, grazie a Fausto e grazie a tutti che ci avete seguito. Buona giornata.